Livello aumentato. L'onta dell'eresia. Allora, abbiamo ottenuto un punticino. Io inizierei a buttare magari in una di queste abilità, come per esempio la probabilità di colpo critico. Però ho preso due punti, aspetta, neanche uno. Ah, probabilità di colpo critico arcano, che aumenta fino al 20%. E aumentiamo la probabilità del secondo colpo. Ecco qua. Nemici? Stranamente no. Che belle le terre infernali. Guarda un po'. Padre Corvo, da quanto tempo? Benvenuto ai confini dell'ombra, cavaliere. Ora, segui il volo del corvo, o tuo fratello sarà perduto. Va bene. Questo luogo mi sembra familiare. Ed è giusto che lo sia. Questo è il riflesso oscuro del Tempio di Cristallo. Un regno sorvegliato dai demoni e non dagli angeli. Un grazie al CAD ve lo metti, Padre Corvo. Verso l'interno. E ciò che hanno visto li ha distrutti. Ovviamente. La chiave è sempre all'interno, legata a un padrone potente. Che è Samael? Molto, molto diablo tutto questo, comunque, veramente. Non so chi abbia preso spunto da chi, ma totalmente diablo. Grazie del nuovo oggetto. Come non c'è spazio nell'inventario? Ho un massimale di inventario, quindi. Cioè, l'inventario ha un massimo? Oh no. E allora dobbiamo liberarci di roba inutile. Il martello del corvo dell'armiere. Appartenuto a un campione del passato a cui potenza sembra ancora riecheggiare nel fragore metallico dell'acciaio scuro, questo martello fu forgiato all'epoca in cui le sue arti magiche erano allo zenith. Fu allora che, stando alle leggende, il campione assunse le sembianze di un corvo e sparì per sempre. Mi stai dicendo che il mio corvo è un campione leggendario? Altra bella arma senza un effettivo potere, peccato. Cioè, in sostanza, la corruzione, prima ancora di tutto il capitolo di guerra, era un casino totale. Ok, che cosa abbiamo sbloccato? Ah, ho già capito. Ho già capito, allora. Grazie. Usiamo la nostra statua. E cosa abbiamo ottenuto? Una reliquia bella, una cagotte e un forziere grosso. Falci del corvo, wow. Avvolte nel mistero al pari della fortezza nera, queste falci emanano una presenza oscura in grado di prosciugare l'energia delle vittime per trasferirla all'aggressore. Beh, mica male. Sono sicuro che non siano potenziabili, però non sono neanche utilizzabili, sono potentissime. A che livello? 22. Furto di energia e furto di collera, mica male. Peccato che non siete potenziabili, davvero. Furto di collera e furto di... Madonna mia. Benvenuto nel regno oscuro. Ancora qui sei tu, cavaliere. Se mi stai seguendo. Non è questo. Io sono qui per separare i demoni dal loro denaro. Tu per separarli dalle loro anime. Ah beh, allora è tutto giustificato. No. Sto cercando una chiave. Naturalmente, Samael conserva molte. Lo sapevo che era Samael. Sotterranei della pietra nera. Sono venuto ad acquistare le poche dalle quali è disposto a separarsi. Certo. Ma temo che alla corte rossa ci sia qualche problema. Samael non avrebbe mai permesso che il suo regno scivolasse. Qualcosa lo sta turbando. Verso il nulla. Attento a ciò che troverai sul trono di Samael. E a chi, solo delle voci, riescono a filtrare. Parlano di Lilith. Oh, Lilith. Che non cede il comando. Lilith, perché non ne sono sorpreso? Vediamo che cos'hai. Tutti articoli nuovi. Allora, io qualcosa da venderti ce l'ho, fratello. Le reliquie Renagot. Tieni. Punti assegnati, mica male. Due reliquie Etugot. Tieni. Oro guadagnato. Due reliquie Kagot. Punti abilità assegnati. Yes. Bravo tu. Tu sei bravo. Va bene. Proseguiamo il nostro magico viaggio. Però aspetta. Abbiamo ottenuto dei punti. Usiamoli. La probabilità di critico. Aumenterei la durata dello scudo. Perché più tempo rimane lo scudo, più possiamo usare i mangiacadaveri, più loro fanno
il danno critico. Oh, di nuovo la porta. Dobbiamo trovare Vulgrim. Ci sarà qui nel regno? Secondo me sì, ma non appare subito. Cos'è? Tutto bene, fratello. Sì. Bleh. Grazie per l'avvertimento. Adesso puoi uscire, Lilith. Ah, è Lilith. È lei veramente. Non dovevo nascondermi. Tu sei morte. Dove tu passi, nessuno è al sicuro. Anche tu, sorella. Tua madre. Tu non sei mia madre. Minchia. Non ho forse creato Absalom mischiando polvere d'angelo e di demone? E da quel primo Nephilim non venne la sua stirpe? Erano fratelli dei cavalieri. Ma quando i cavalieri massacrarono i Nephilim, solo tu mostrasti rimorso. Perché non hai gettato l'amuleto nell'abisso, come ordinava il consiglio? Perché risparmiarne le anime, se non per disfare il tuo peccato? Il mio peccato? La corruzione è nata dentro Absalom. Si leva da lui come un'onda nera e tu, madre, devi aiutarmi a fermarla. Dov'è la chiave del demone? La custodiva Samael. Ovviamente. Ma ora è scomparso e la chiave è svanita. Oh, non temere, figlio mio. Oi. Il tempo si può disfare come il peccato. Mi ha appena con potenziato il mio portale. Tornerai nel passato, alla rocca di Samael prima della caduta, e troverai la chiave del demone. Quando giungerai al pozzo delle anime, ascolta il tuo cuore e riporta in vita i Nephilim. Sono abbastanza sicuro che non lo farà. Tu, donna, non mi fido. Accesso al tempo. Strappo nel tempo. Io di te non mi fido, sappilo. Grazie della pagina del libro dei morti, madre. Ma tra l'altro, sì, ha cambiato proprio tutto il potere. Penso che non ci cambia. Beh, in realtà non è detto. Forse non cambierà nulla. Magari spara comunque i portali, ma cambia la roccia su cui spararli, forse. Non lo so. Scopriamolo assieme. Ovviamente qui. Dove cavolo devo sparare sto coso del tempo io? Ah, eccolo qua. È ovvio. Quindi i portali temporali hanno una forma diversa. Mi ricorda molto Bioshock. Mi ricorda molto Bioshock quando usi i poteri di Elizabeth per alterare le zone in cui entri. Ma io, per esempio, ok, posso disattivare i portali e non succede nulla. Ho bisogno di nuove falci, perché sennò qui non andiamo avanti. Beh, il demone rosso incazzato. Allora, 1, 2, 3. Oh, fermo. Volevo vedere l'animazione. Eccola. Madonna mia. E questo era il tempo in cui l'attacco, l'abilità del colpo critico era attiva. Donna mia. Facciamo una strage qui. Però mi sembra che prima prendevamo molto più colpo critico. Cioè, ricaricavamo il critico più velocemente. Lo ricaricavamo più velocemente. Non so come spiegarlo. Che culo. Subito un forziere. Verde.
Ormai quando sono così palesi e facili da trovare è ovvio cosa ci trovi. Altro forziere anche di qua, però aspetta che mettiamo questo. Allora, il forziere è là sotto. Là sotto dove però? Forse qua sopra, ok. Allora, proviamo così. Ecco qua. Allora, io credo che ci dobbiamo arrampicare su quello. Il problema è che per farlo tu devi cadere. Probabilmente ci saliremo dopo. O magari ce lo dimenticheremo là, chi lo sa. O magari, forse, ci potremmo arrivare anche ora? Ne dubito, mi sa tanto che è un po' lontano. Magari ci si arriva tornando nel presente. Ecco fatto. Ma non è neanche detto. Altra reliquia. O è una pagina del libro? È una pagina del libro, benissimo. E siamo arrivati qua sopra. Bene. Gira la piattaforma? No. Però forse risponde alla mia domanda. Forse risponde alla mia domanda tutto ciò. Ecco qua. Allora, no, non ha risposto alla mia domanda, ma abbiamo trovato un forziere. Benissimo, grazie. Abbiamo trovato anche forse una reliquia. Vediamo, no, è una pergamena dell'arbitro. Ciaone. Sono abbastanza sicuro che la soluzione sia qui in questo pozzo di morte. Proviamo a cadere di sotto. Ecco qua, lo sapevo. Madonna mia, sti trucchi delle balle ogni volta. Guardalo lì, tutto bello, fiero lui. Allora, prendiamo il rampino. Ecco fatto. 1, 2 e 3. Eccoci qua. Forziere. Forse la mappa. Cosa mi sorprende a fare ormai. Però, guarda, ti sono grato perché la mappa mi è sempre comoda. Ora che abbiamo la mappa, possiamo proseguire di qua. Dove dobbiamo andare? Dobbiamo scendere. E c'è un demone grosso, cattivo e pure scemo. Prendiamo il forziere. Sicuramente solo soldi. Soldi. Una roba viola o era posseduta? Ci sono pezzi di armatura posseduta? No, era solo normale, ok. Come proseguo di qua visto che... ah, la strada è chiusa. Forse devo tornare indietro nel tempo. Giustamente ti metto lì il portale per cosa? Però la strada è chiusa in realtà. Ah, perché dobbiamo proseguire di qua. Nemici? E quando mai? Ti schifini... ah, aspetta, è il momento giusto per provare questa. Allora, fa sicuramente male. Fa sicuramente male. Non so come si comporta con nemici grossi. Però potrebbe essere interessante. Più che altro non riesco a capire perché adesso la collera è si ricarica così lentamente. Forse quelli del Lich ti ricaricano la collera. E io ero abbastanza convinto che... forse mi sbaglio io, ma mi sembra che fino a prima mi ricaricava la collera. Che è? Che succede? Che è sto sfacelo? Però vedi, guarda qua. Guarda qua adesso quanto mi ricarica. Dai, fammi danno. Fammi danno. Dai, non fare il timido. Ok, non mi hai fatto nulla, grazie. Però adesso la collera si vede che sta risalendo. Non sono sicuro della vita, ma nel momento in cui ci serve switchare, puff, cambiamo. Nemici? Strano ma vero, no. Però lì c'è un forziere che ho intenzione di andare a prendere. Ok, è circondato dalla corruzione quella scura. Questo vuol dire che non possiamo...
Cos'è caduto? Ho sentito un rumore diverso. Non possiamo aprirla a meno che non sia la storia ad aprirlo lui stesso. Però intanto questo me lo prendo io. Allora, lì da dove siamo arrivati c'è un portale. Qui c'è un portale. E lì invece c'è un portale di quelli normali. Là invece c'è una pietruzza. Grazie. Va bene, entriamo prima in questo. Oh, tu, ciao. Non ti vedevo dal tempo del labirinto. Aspetta. Madonna mia. E ti devasto l'esistenza. Vieni. Credevi di potermi uccidere? Allora, qui c'è la corruzione quando è ancora verde chiaro. Questo vuol dire che se la distruggiamo qui, possiamo passare dall'altra parte poi. Di là c'è un forziere. Di là c'è un forziere ed è probabilmente il motivo per cui mi faceva passare da quel portale. Ah, guardalo qua il portale. Era qua sotto. Però aspetta, io come ci arrivo lì? Ok, questa è una sorpresa. Ah, aspetta, altro sassolino, vieni qua. Grazie. Allora, nostra forma di pietra qui. Andiamo di sopra. Ecco fatto. Qua sotto c'è nulla. No, peccato. Quello è un nemico. Sì. Sono tanti nemici. Io non so come si... Ok, la nostra forma verde si comporta esattamente come noi. Comunque zanne di Echidna top, cioè quelle del Lich vanno bene, ma queste qui totally worth it, assolutamente. Vediamo se ho ragione io. Usiamo l'altra nostra forma per riprenderci il caccolone. Forse no, forse dobbiamo usarlo per farci sparare dall'altra parte. Vediamo. No. Decisamente no. O forse più semplicemente per lanciare il caccolone qui e prenderlo. Però mi sembrava che la mia idea fosse migliore. Prendiamo la caccola. Ecco fatto. Credo sia esplosa. Presa. Perfetto. C'era bisogno di un lancio un pelo più arzigogolato. Comunque possiamo finalmente distruggere questa corruzione. Perfetto, e stranamente lì non c'è un forziere. No, 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 no. E direi che possiamo tornare nel nostro tempo. Non prima di aver preso quel forziere di là, però. Che ovviamente è chiuso, fantastico. Usiamo la portal gun, spariamola qui. Ecco fatto, grazie. Riutilizziamo la portal gun e andiamoci a prendere questo forziere. Visto così, forse un oggetto blu. Soldi e un'arma. Tra l'altro mi sa che questo portale ci serve per sbloccare il portone da quella parte. Finalmente il forziere è libero e la chiave diventa nostra. Che poi come c'è arrivato questo forziere qua se prima non c'era me lo devi spiegare. Però grazie lo stesso. Passiamo di nuovo di qua. Ed eccoci al portone magico con tanti demoni che mi aspettavano calorosamente. Aspetta. Aia. Quel colpo di fuoco. Dannazione a te. Lecca di questo. Ecco fatto. Madonna mia se ti sfondo. Se la prossima volta ci riprovi. Rompi. E apri portone. Yum. Grazie. Anche nel passato mi dai chiavi buone. Vediamo cosa c'è dall'altra parte.